Beh, ce ne sono altri. Pensi stiano insieme? No, non stanno insieme. Ah. Dagli un'occhiata. Questo è senz'altro il tempio giusto. Beh, sembra che la pietra centamani sia a posto. Deve esserci un'entrata nascosta qui intorno. Ma aspetta, questo l'ho già visto. Ha qualcosa a che fare con le braccia. Aspetta, vado a dare un'occhiata più da vicino. Ok. Io ti aspetto qua giù. Mi basta guardarti tutti i giorni. Bel lavoro. Ok, tutto a posto. Grazie. Fortunato, eh? Dai, ammettilo. Sei impressionata. Già, ora ti lancio una banana. Stai bene? Tutto ok. Che c'è? Clo, questo non è solo un pugnale. È una chiave. Bene. Scopriamo che cosa apre. È un po' inquietante, ma... Tu di...
successo qualcosa? L'acqua sta scendendo. E... ho trovato la porta aperta. Riusciti? Beh, tecnicamente sì. Ora arrivo. Ma cosa pensi? Te la senti? Prima le donne. Se lo dici tu. Per fortuna non sono claustrofobico. Sai, c'è un certo non so che di romantico qua giù. Fiori e cioccolatini? Non sei mai stata tipa da fiori e cioccolatini. Oh. Non rimarremo intrappolati in un buco nero 30 metri sotto terra, giusto? Più o meno. È solo un piccolo salto. Ok, arrivo. Ok, forse l'ho sottovalutato. Che ce ne facciamo? Sembra una specie di albero. E cosa c'entra con la pietra centomani? Già, già. Si sta aprendo qua sotto. Dobbiamo andarcene da qui. È fatta. Grazie a Dio. Via subito da qui. Mi sta passando tutta la vita davanti agli occhi. Ok, andiamo, seguimi. Oh, me. Beh, deve essere questo il posto. Ehi, Migliare. Già, sembra proprio il pugnale Purba.